Ci sono 20 concerti, ma c'è anche una mostra dedicata a Paganini, ma anche a Pinocchio. Come mai? Esatto, allora noi vogliamo quest'anno rivolgerci alle nuove generazioni insegnandogli la bellezza della musica. Allora abbiamo chiesto aiuto a Pinocchio e alla Fondazione Carlo Collodi, che con cui abbiamo organizzato insieme questa mostra che si chiama Pinocchio incontra Paganini. La facciamo alla Casa Paganini, in via Paganini 29 a Carro, che è il centro multimediale restaurato dal Comune per questi eventi dedicati poi alla cultura. Questa mostra è stata sponsorizzata anche dal gruppo Fricar, dal gruppo Fabiani e poi anche dalla farmacia Paganini di Sesta Godano. E sono una serie di sculture in cui Pinocchio insegna, praticamente mostra ai ragazzi la musica, gli strumenti, e ci sono anche delle rappresentazioni di Paganini, per cui in collaborazione con Paganini. E credo che sia un qualche cosa di molto importante, anche perché appunto dopo questo periodo così tormentato della pandemia è giusto che anche i bambini ritrovino il sorriso e la voglia di divertirsi. A proposito di eventi collaterali, ha parlato anche di una strada dedicata a Paganini. Ci può raccontare di che cosa si tratta? Sì, noi abbiamo fatto negli anni passati, come associazione Amici del Festival Paganiano, sempre in collaborazione con la Società dei Concerti, una strada dedicata a Paganini chiamata European Paganini Route, con cui abbiamo girato l'Europa in 6 città europee dove Paganini era uno star. Noi parliamo dei primi decenni del 1800 e siamo stati a Monaco di Baviera, a Praga, a Vienna, a Varsavia, a Nice e a Marsiglia, e dunque abbiamo fatto conoscere Paganini e i festival dedicati a Paganini, non solo quello di Carro, in Europa, tant'è vero che abbiamo avuto anche un riscontro turistico, perché io vorrei ricordare come queste manifestazioni culturali sono indispensabili proprio per lo sviluppo del turismo in zone come quelle della Val d'Ivara, che conoscono di peraltro uno spopolamento in quanto hanno delle difficoltà di comunicazione, che sono anche la sua bellezza. Vorrei ricordare che noi abbiamo decine di olandesi che vengono da noi perché ci sono queste curve, che dunque gli consente anche di svagolare per i paesaggi bellissimi della Val d'Ivara in tranquillità, in relax e anche divertendosi.